sera. Vai, chiudi. Siamo a poco dopo la mezzanotte, tra il 31 di gennaio e il 1 di febbraio, quando l'uomo che ha investito ed ucciso Letizia Fiaschini, 10 anni, e la sua mamma, Barbara Marzanna Stepiena, di 51 anni, viene trasportato dalla Polizia Municipale di Arezzo presso la casa circondariale aretina. Alex Danut, cittadino rumeno di 40 anni, si era messo alla guida della sua minicar in stato di ebbrezza alcolica, investendo la bimba e la donna attorno alle 18.30 di domenica 31 gennaio. L'accusa per lui è di omicidio colposo plurimo aggravato. Il tasso alcolemico rilevato era di oltre 3 volte la media consentita dalla legge. Dinamica per me è abbastanza chiara, nel senso che però si può dire che questa auto ora, questo quadriciclo che andava in direzione di Montione improvvisamente ha deviato, tra l'altro nell'unico forse tratto leggermente nel tratto rettilineo, e è andata nel marciapiede, ha preso queste due persone. Lui è regolare con il patentino per guidare il quadriciclo, che è regolarmente assicurato, quindi non ci risulta che abbia mai avuto altri tipi di patente e che abbia avuto sospensioni o altri problemi di questo tipo. Mi è toccato anche un po' di alzare la voce, dico sinceramente, perché insomma si è messo a fumare. C'è stato quindi un gesto sì, io gli ho detto di stare zitto, gli ho detto insomma di tranquillamente di parlare solo quando l'avrei autorizzato io. Insomma. Straziante la scena che hanno trovato i sanitari del 118 al loro arrivo. Per oltre 50 minuti hanno provato a rianimare la piccola Letizia prima di arrendersi. La madre è invece morta poco dopo all'ospedale San Donato. Una soccorritrice addirittura ha avuto un malore, perché insomma quando si parla di bambini, ovviamente di una tragedia così, poi anche gratuita, ecco, cosa le ha raccontato? Sì, ci ha parlato con questa ragazza. Non ho avuto modo di parlarci perché si è sentita male, ha avuto una crisi epilettica, probabilmente per il forte stress legato alla tipologia del soccorso, e tra l'altro era una tirocinante soccorritrice, e quindi in quel momento ci siamo dovuti ritrovare a prestare soccorso comunque anche a questa persona. Può accadere, insomma. È previsto, non è che si può escludere, purtroppo si può sentir male chiunque, mi potevo sentir male anch'io sul momento. Per ora l'unico testimone oculare dell'incidente è il passeggero che viaggiava assieme al quarantenne, ma una signora racconta invece di aver visto uscire dalla minicar altre due persone. Ah, noi ci ha tremato tutta la casa, un botto, io ero al piano di sopra, ho sentito un gran botto, mi sono affacciata da una finestra. Ho visto, erano quattro che sono usciti dalla macchina, da questa macchina ai vetri. Prima due e poi una donna con un giubbotto bianco e un uomo. Dicendo niente, oddio guarda che c'è lì in terra, guarda che questa donna che berciava. Allora ho chiamato le ambulanze e dopo io mi sono ritirata. E poi c'è l'appello della Polizia Municipale a chi ha visto qualcosa che si presenti al comando aretino. Speriamo di trovare qualcuno che ci possa chiarire, ci possa dare una mano alla ricostruzione, certo. Sì, no, questo chiaramente noi ci siamo già attivati anche con gli amici, con le persone che erano presenti, comunque se ci fosse qualcuno che ha visto il momento dell'impatto o anche quello che è avvenuto subito dopo può essere importante, insomma magari può sicuramente telefonare alla nostra centrale operativa e lasciare i propri recapiti telefonici.